Dai, dormi lì, non ti disturbo. Stai lì, buono. Cazzo di spunta del culo mi fissò. Dopo te lo... È nato! È nato! Ciao, ciao amici! Io sono Kata e io sono Jim e questa è Spicy Life. Benvenuti in questo nuovo video. San Valentino, la festa degli innamorati, sempre associati a cuori, cuoricine, rose e roselline. È la giornata in cui, in teoria, si dovrebbe celebrare il proprio amore. Passando la serata con il proprio partner, sorseggiando champagne e scambiandosi paroline dolci e frasi d'amore. Ma è davvero così necessario? Che siate dei super fan di questa festa o che vogliate evitare la vista di cuori, cuoricini o cuoricioni, ci sono comunque delle cose assolutamente da non fare nel giorno di San Valentino. Anche se è una festa comandata, usiamola comunque a nostro favore. Ma dobbiamo stare molto attenti a non commettere errori banali, mandando così a puttane i nostri piani. Non dimenticatevi che è San Valentino. La vostra ragazza, già dai primi di febbraio, comincerà ad essere dolce e premurosa. Vi riempirà di coccole e attenzioni e di sms dolci. Cercheranno di farvelo capire in tutti i modi. Loro, per evitare delusioni, vi aiuteranno in svariati modi a ricordarvi San Valentino. Oh, amore, domani è San Valentino, non me ne ero proprio accorta. Ma voi sarete capaci di dimenticarvelo lo stesso, scatenando così l'inferno. Ragazzi, non indossate quell'intimo divertente quando è soltanto imbarazzante. I boxer con i cuoricini possono pure passare, ma avete presente quegli slip con le proboscidi, i peluche e i pupazzetti vari? Ecco, fanno ridere i vostri amici, ma sono imbarazzanti e antisesso. Se non volete essere scambiati per Borat, non li mettete, semplice, non li mettete. E se la vostra ragazza vi dice: amore, mi raccomando, a San Valentino non spendere soldi per me, non voglio regali. State attenti, è una trappola. Se non le fate il regalo, siete degli stronzi insensibili. E se ne comprate dei fiori e dei cioccolatini, allora siete noiosi e prevedibili e date tutto per scontato. Ricorda, la frase "non voglio regali" a San Valentino detta da una donna vuol dire: se non mi fai un super regalo sei fottuto! No al ristorante con la formula "all you can eat". No. È tutt'altro che necessario spendere un sacco di soldi per una cena. Però l'idea di potersi ingozzare il più possibile spendendo poco non fa salire il termometro del romanticismo. E diciamocelo, il dopo cena sarebbe un po' imbarazzante e difficoltoso. Non passare la serata a stalkerare la tua ex su Facebook. Guarda quella stronza come era felice. Dovevo essere io, quello lì. Cosa ci trova quello lì? Lei è felice e tu no. Perché vuoi farti ancora più del male? È da masochisti. Non lo fate! Cari single, io capisco che San Valentino vi deprime, ma vi prego, non chiudetevi in casa ad ascoltare Adele a tutto volume, ingozzandovi di cioccolatini che voi stessi vi siete regalati. Hello from the other side! Mi ha lasciata quella stradina. È triste e imbarazzante anche per i single più disperati. Piuttosto uscite e andate a bervi un bianchetto alla spina al bar sport con i vecchietti del quartiere. Sarebbe comunque più soddisfacente per voi. Per me San Valentino è come il Natale. Sei felice e ricevi tanti regali? No, lo passo con i miei. Questo succede se il giorno di San Valentino porti a cena la tua ragazza a casa di tuoi. Vai tranquillo che prima del dolce sarà già scappato e il tiramisù lo mangerai da solo con mamma e papà. Non fatelo! Ragazze, in una serata che si presuppone
cupone romantica, non dimenticatevi di farvi la ceretta alle gambe, se non volete sembrare un orsacchiotto Trudy. Ai ragazzi non piacciono le donne peluche. Lo so, se le Barbie avessero avuto i peli sulle gambe, ora noi donne non avremmo tutti questi problemi. È tutta colpa delle Barbie allora. Siete pronti per uscire, ma la vostra ragazza come al solito è in ritardo. Il vostro amico allora vi invita a bere qualcosa nel bar sotto casa. E dopo 4 shot, 3 birre e 4 americani, credete di essere pronti per la cena. Ma attenti, state per andare incontro a un grosso fallimento. Non arrivare ubriaco come Jack Sparrow all'appuntamento di San Valentino. Ma sono pronto per festeggiare questo San Valentino. Ciao. Il numero della pizzeria d'asporto? Qual è? Non lasciare il tuo partner proprio il giorno di San Valentino. Sarebbe veramente crudele. Ci sono altri 364 giorni per poterlo fare. Perché proprio San Valentino? Ma ancora più crudele è tradire il vostro partner in questo giorno così speciale. Soprattutto se poi lui vi becca. Amore, sono a casa? Ma... non è come sembra. Pronti. Lui non lo conosco. Non è come sembra, amore. Anche se è il vostro migliore amico. Anche se è appena stato scaricato dalla sua ragazza. E anche se è super simpatico. Non portarlo mai con te la sera di San Valentino. Mai. Non piangere, disse l'aglio alla cipolla. Non fiatare, disse la cipolla. Evitate questi due come la peste, se non volete rovinare il vostro magico appuntamento. Con aglio e cipolla, il termometro della sensualità andrebbe impicchiata sotto zero. La vostra ragazza vi ha organizzato una bella cenetta a casa, tutto accompagnato con del buon vino. Ma poi, dopo la cena, lei vi invita a mettervi comodi sul divano. E voi pensate, yeah, è fatta! E lei invece mette il DVD di Dirty Dancing e pretende che lo guardiate con lei fino alla fine. E voi ad un certo punto vi addormentate. No, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a dream. Romantico questo film. Mamma mia. È romanticissimo. E tu svegliati, cazzo. Guarda com'è romantico Patrick Swayze. Non passate la serata a postare foto di voi in dolce compagnia. Foto della cena, foto dei fiori, foto dei baci, foto del tiramisù, foto di sta c***a. Fatevi e godetevi la vostra serata. Tanto la gente non gliene frega un cazzo di quanto voi vi stiate divertendo la sera di San Valentino. Quelli che realmente si divertono a San Valentino non hanno tempo per i social, se mi capite. Cari ragazzi, nel giorno di San Valentino, come in realtà anche tutti gli altri giorni, dovreste avere occhi solo per la vostra amata. Quindi, al ristorante a cena, evitate di sbavare guardando il culo di quella bellissima giovanissima cameriera ventenne o flirtando con la barista di turno, se non volete concludere la serata a letto da soli. Bene ragazzi, il video è finito. E voi, che cosa farete o che cosa fate a San Valentino? Avete mai fatto uno di questi errori? Quali sono state le vostre scelte, diciamo così, un po' di merda negli ultimi San Valentino passati? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. E se il video vi è piaciuto, pollice in su. Mi piace, 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 mi piace. Condividete. Iscrivetevi al canale immediatamente. Ora, non dopo. Ora, adesso, subito. E continuate a seguirci su Facebook e Instagram. Per avere tutti gli aggiornamenti e per stalkerarci un po'. Ragazzi, grazie ancora una volta per averci sopportato. Soprattutto lei. Lui. Fateci sapere nei commenti come vi sembrava questo video, se vi piacciono video di questo tipo, dove noi parliamo. Facciamo un po'. Lo facciamo. Avete visto che avevamo due guest star questa volta? Daffy il pazzo è un po' e stanco. Mrs. Ciao che si è ritirata nel suo camerino perché lei è un po' una diva.
La capisco. Guarda che stanco, credo. Ha girato tutto il giorno. Allora ragazzi, buon San Valentino a tutti. Adesso li ho. Ah, bastardo, voglio quello con i cappelloni. E ricordatevi, certe persone non le incontri per caso. Le incontri per sfiga. Mi piace. La VIP. Ciao, Mrs. Ciao. È scappata qui dentro e si è chiusa perché dice questi due genitori sono pazzi. No. Guarda che se non fai un'altra scelta non ti diamo i croccantini. No, i croccantini no, ti prego, i croccantini no. Guarda il mio principe invece, bello che sei il mio principino, è stato bravissimo. Dov'è ciao? Vai a disturbare Mrs. Ciao. Vai a disturbarla. Oh. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Perché lo rinneghi?